Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Yandere Simulator, o meglio agli update, perché il 1° gennaio Yandere Dev ha rilasciato una nuova build, come tende a fare più o meno a inizio di ogni mese. Come sapete, ci sono tante cose che al momento Yandere Dev sta cercando di portare a termine, tra cui una serie di 15 tutorial, di cui al momento ne sono pronti 14. E sono già stati anche registrati il voice acting, ovvero il doppiaggio, e tutte quelle cose interessanti, ma le cutscene non sono ancora complete. E ancora non è chiarissimo quando verranno rilasciati tutti questi tutorial completi, dipende molto da quando saranno completate le cutscene. Alla fine, se ci vorrà troppo tempo a completare tutto, i tutorial verranno rilasciati con le cutscene non ancora complete, che poi verranno completate successivamente. In questa build in particolare, a parte i tutorial, ci sono qualcosa come 25 miglioramenti e 33 bug fix, ma lo sapete come funziona questa cosa dei bug: ogni volta ne escono fuori di nuovi o se ne formano di nuovi man mano che si correggono quelli vecchi. Andiamo oltre queste immagini che dovrebbero festeggiare il nuovo anno e entriamo anche nell'anno del coniglio per quanto riguarda il calendario cinese. Guardate che bella coniglietta del consiglio studentesco, meno male che non è la cagna. Per cominciare abbiamo una lista di cose che è stata fatta per migliorare le interazioni tra Raibaru e Osana, ma si tratta di cose abbastanza piccole di cui probabilmente non vi accorgerete nemmeno. In particolare si tratta di interazioni molto molto specifiche in determinate situazioni che magari non si verificano nemmeno. Per quanto riguarda i miglioramenti invece ci sono delle cose molto interessanti che adesso andremo a vedere più nel dettaglio, mentre per quanto riguarda il bug fix qui si tratta di dettagli anche qui molto piccoli di cui alcuni magari vi accorgerete, di altri no, ma alcuni li guardiamo insieme. Gli altri effettivamente sono un po' troppe cose che non ci interessano. In fondo all'articolo di Yandere Dev si trovano anche degli aggiornamenti per quanto riguarda degli update dal punto di vista grafico, per esempio qui parla del rendering. Tecnicamente il gioco adesso dovrebbe girarvi un pochino meglio, il framerate si è abbassato e tutto questo dovrebbe essere stato sistemato per chi non ha un computer proprio potentissimo. Vediamo, effettivamente le ultime build laggavano anche a me che ho un computer piuttosto potente. Per quanto riguarda invece le persone che seguono Yandere Dev su Patreon, ci sono dei report annuali disponibili in questo periodo, visto che siamo a gennaio, per sapere esattamente cosa è stato fatto, dei soldi guadagnati eccetera eccetera. Se vi interessa andate a dare un'occhiata. E poi ci sono anche delle preview aggiuntive per tutti i Patreon di Yandere Dev. Vi ricordo che Patreon è un sito che supporta i creators a pagamento, però alcuni contenuti a volte sono disponibili anche agli utenti non premium. Date un'occhiata se la cosa vi piace. Un tempo ce l'avevo anch'io Patreon, ma poi ho chiuso tutto, ma questa è un'altra storia. Inoltre Yandere Dev ringrazia tutto il suo pubblico che lo riempie di disegni. Lui di solito mette un solo disegno, al massimo due in ogni post, ma ha comunque più disegni che post da pubblicare, di questo pare che sia grato. Inoltre ha anche un secondo canale in cui pubblica cose random che magari non stanno bene nel primo, ma spesso sempre a tema Yandere Simulator. Vi consiglio di dare un'occhiata al canale secondario di Yandere Dev. Il canale principale è Yandere Dev chiocciola Yandere Dev, mentre il secondario è questo, gli archivi di Yandere, dove sono contenute altre cose carine, interessanti. Vi lascio tutto linkato in descrizione comunque. Infine, per concludere questo post, Yandere Dev parla anche del fatto che tra un po' è il suo anniversario di quando ha cominciato a streamare, ed era il 17 gennaio del 2009, e lui di solito streama su Twitch se ricordo bene. E insomma, in poche parole, ci sono tante cose interessanti, ma lo so che siete qui soltanto per gli aggiornamenti di Yandere Simulator, perciò cominciamo a vederli nel dettaglio e parlo di questa sezione qui. Alcune cose riguardano Ayano, altre Ryoba, ma per lo più Ayano. Iniziamo con un cambiamento piccolo che riguarda le scarpe di Ayano. Come ben sapete, in Giappone c'è l'abitudine di cambiarsi le scarpe quando si entra a scuola, e si inizia con un paio di scarpine nere che diventano bianche una volta che si entra nel territorio scolastico. Un tempo Ayano doveva cambiarsi manualmente le scarpe, adesso invece le cambiano automatico non appena mette piede letteralmente fuori dall'edificio scolastico. Tuttavia, questa piccola funzione aveva qualche interferenza con le mod che cambiano l'aspetto fisico di Ayano dandole una nuova texture, perciò d'ora in poi questa funzione che cambiano automatico le scarpe di Ayano non è più attiva se il gioco si rende conto che c'è una mod in corso. Perciò tranquilli, se usate qualche mod che cambia radicalmente le scarpe, non vi verranno più rovinate le scarpe a causa di questa funzione, che verrà appunto disattivata. Altro piccolo dettaglio per quanto riguarda l'epoca in cui vive Ayano e in cui combina i suoi guai con Osana e con tutte le altre. Gli eventi di Yandere Simulator nell'epoca di Ayano dovrebbero avvenire un anno dopo il rilascio ufficiale del gioco, il che significa che al momento infatti non si sa quale sia l'anno corretto. Tuttavia, secondo Yandere Dev, la data di rilascio più recente possibile, vi avverto, probabilmente
ovviamente non sarà quella giusta, è il marzo 2024, il che vuol dire che al momento è canonico che gli eventi di Andre Simulator avvengano nel 2025, il che significa anche che tutte le date che compaiono nel finale, nel true ending di Ryoba, quello se ottenete il rank S+, sono state aggiustate di conseguenza e tutti gli eventi di Ayano ruotano intorno al 2025, che è l'anno in cui dovrebbe mettersi con Senpai, eccetera eccetera. Ripeto, dubito fortemente che il gioco verrà rilasciato nel marzo del 2024, ma chi sono io per saperlo dopo tutto? Adesso invece parliamo di qualche piccolo bug che riguarda i club di questa scuola. Prima c'era un bug che faceva in modo che Ayano venisse buttata fuori da qualunque club nel caso in cui lei non avesse frequentato le attività del venerdì, ma proprio quelle del venerdì, specificatamente del venerdì. In quel caso, per colpa del bug, non importava che lei avesse frequentato tutti gli altri giorni della settimana, perché vi ricordo, Ayano viene buttata fuori dal club se non frequenta le attività del club almeno una volta a settimana. Se Ayano desidera iscriversi a qualche club durante la settimana, il suo termine ultimo sono le 5:30 del pomeriggio, perché è il momento in cui i club si riuniscono per fare le loro attività. Ma nel caso in cui Ayano entra a far parte del club dopo le 5:30, non sarebbe più possibile praticare l'attività del club, che vorrebbe dire che verrebbe buttata fuori istantaneamente. Siccome questa cosa non aveva alcun senso, d'ora in poi Ayano non può più entrare a far parte del club passate le 5:30 di venerdì. Facciamo subito un esperimento. Il gioco mi sta dicendo continuamente di andare a vedere la dichiarazione d'amore di Osana, ma non mi interessa, perché devo fare prima altre cose. Come vedete, il tasto join al momento è stato disattivato perché sono le 5:30 passate, perciò signori non potete più partecipare ai club se è passata questa soglia. Quindi se volete far parte di un club, entrateci prima di venerdì, il che ha senso. Piccolo dettaglino per quanto riguarda Ayano e le sue borsette, prendiamole subito. D'ora in poi, quando Ayano va a lavarsi, a cambiarsi i vestiti oppure a farsi la doccia, dropperà per terra le sue borsette, il che ha perfettamente senso perché in teoria quando uno si cambia vestiti non tiene la borsa addosso. Prima invece lo faceva, soprattutto con questa borsetta qua che si portava anche sotto la doccia. Adesso per fortuna questa cosa è stata sistemata, perché in effetti non aveva alcun senso. E adesso una cosa di cui ho già parlato nei miei shorts, nei miei reels, nei miei TikTok, ma di cui è il caso di parlare nuovamente, che riguarda le sorelle Basu. Ma prima facciamo un passo indietro. Quando voi fate fuori Osana, sia Raibaru sia Senpai avranno una reazione unica di disperazione, in cui prima cercheranno di rianimare Osana, poi si accorgeranno che non la possono rianimare, chiameranno la polizia dicendo che non hanno la minima idea di che cosa sia successo, ma pensano che Osana sia morta, e dopodiché piangeranno disperati sul suo cadavere. E in questo caso particolare, sia Senpai sia Raibaru sono stati doppiati per rendere la scena ancora più straziante e sottotitolata. Questa stessa reazione è stata trasportata anche sulle sorelle Basu, perciò se voi ammazzate una qualunque delle due sorelline e l'altra vede il cadavere, l'altra, quella rimasta viva, si dispererà esattamente come farebbero Senpai oppure Raibaru con Osana. L'unica differenza in questa reazione è che quando la sorella viva chiama la polizia, non dice che la sua amica è morta, ma dice che sua sorella è morta. Inoltre il doppiaggio non è ancora stato fatto, chissà che un giorno non venga fatto anche questo, ecco. Piccolo cambiamento per quanto riguarda il vestito che indossa Ayano quando fa parte del club di arte. Entriamo a far parte del club di arte e mettiamoci il nostro bel vestitino. A quel punto dobbiamo chiedere il solito vecchio favore a Midori. Scusa Midori, ma devo chiederti un favore là. Guardate che bel vestitino imbrattato che abbiamo. Tuttavia, se avete visto sullo schermo, non compare più la scritta che sono insanguinata, perché indosso un vestito che non mi rende sospetta, perciò facciamo finta che questa sia soltanto pittura rossa. E visto che è soltanto pittura rossa, sarà il caso che mi tolga di dosso questo affare e lo porti in giro per farvi vedere un altro cambiamento. Sto andando in giro con il mio bel vestitino tutto sporco di sangue di Midori, ma nessuno si insospettisce perché vedono che faccio parte del club di arte e sicuramente questa è pittura, perché io sono una brava ragazza tranquilla che non farebbe mai del male alla sua amica Midori. E adesso parliamo di qualche piccolo cambiamento estetico, perché so che questi vi interessano sempre. A partire dal ritratto di Otohiko, che dopo 200 cambiamenti è tornato a essere lo stesso di prima. Se vi ricordate, nell'ultimo update era stato abbassato di tipo 40 cm, adesso è tornato della sua altezza corretta. Inoltre è stato portato un cambiamento anche a Oruda, di nuovo, della quale non soltanto è cambiato il ritratto, se ci fate caso ha una posa completamente diversa, adesso guarda in camera, ma hanno pure cambiato i capelli di nuovo di Oruda. A me piacevano molto di più i capelli vecchi, devo essere sincera, e per vecchi intendo quelli dello scorso update, però a quanto pare agli Under Dev non piacevano. Oruda, dove sei? Fatti un po' vedere dal vivo se mi piaci. Sì, vabbè, ci può stare, mi piacevi anche con la frangetta, adesso c'hai questi mega ciuffi davanti. Vabbè ragazzi, che ci volete fare? Oruda va compulsivamente dal parrucchiere ultimamente per aumentare la sua autostima. Inoltre c'è un'altra persona che è stata dal parrucchiere, ovvero il nostro
nostro Riku Soma, l'ex spasimante di Cocona, che non andava dal parrucchiere dal 1980. Come vedete, il taglio di capelli non è molto diverso da quello originale, direi un pochino più ordinato e un pochino più in linea con lo standard attuale dei capelli di Yandere Simulator, molto carino devo dire. Anche se per motivi a me sconosciuti, Riku, che prima aveva gli occhi di un bel rosso profondo, scuro, quasi marrone, adesso ha di nuovo gli occhi iniettati di sangue. Gli altri ragazzi del club di teatro avevano tutti gli occhi su violetto e vabbè, che ci volete fare, ogni tanto la gente qui si cambia anche gli occhi, non soltanto i capelli. Praticamente il nostro Riku non cambiava taglio di capelli dal 2014, in effetti ci voleva un salto dal parrucchiere, peggio di me sto qua. E infine, dopo tante mie polemiche nello scorso video, finalmente anche Besh ha di nuovo cambiato il suo taglio di capelli, non il colore che è rimasto inalterato, però il taglio sì. Adesso la parte verde ha una forma diversa e in generale i capelli hanno una forma completamente diversa da prima. Dove sei tesoro? Eccola qua. In effetti devo dire che da vicino è abbastanza carina, con i capelli che hanno cambiato forma e adesso ha questa foltissima coda di cavallo. Dai, devo dire che questo nuovo taglio non mi dispiace. Vediamo come verrà rovinato prossimamente. No, scherzo, spero che rimanga così. In tutto questo comunque anche le ragazze del club di giardinaggio hanno dei nuovi ritratti, a partire dalla leader, che adesso ha un aspetto molto più sognante e dolce. La nostra piccola eroina con poca forza adesso fa un cuoricino con le dita che prima non faceva assolutamente, e la nostra Sakura adesso guarda verso il cielo da cui piovono tanti bei petali che portano il suo nome, mentre prima guardava da un'altra parte. Anche Sumire, quella che nei video di Victoria Land è la ragazza di Budo, meglio era la ragazza di Budo perché poi è crepata male, adesso guarda verso lo spettatore con un bel sorriso accompagnato da dei gesti delle mani. Infine anche l'ultima ragazza del club di giardinaggio ha questa espressione sognante, dolce, delicata e molto femminile. Infine c'è qualcun altro che ha cambiato un po' il suo aspetto, e sto parlando proprio dell'infermiera della scuola, che come vedete ha un ritratto diverso rispetto a prima. Adesso ha gli occhi più piccoli che le danno un'aria più da adulta, e un po' anche la texture dei suoi vestiti è cambiata. Adesso ha lo stetoscopio intorno al collo, ha la croce del cappello più piccola e in generale sembra più grande. Per il resto comunque la dottoressa è rimasta molto simile al vecchio modello, ha soltanto un aspetto più adulto, diciamo così. Un po' come a dire che la futura rivale di Ayano, Muyakina, sarà più giovane di lei. Mettiamo che più o meno questa prof aveva la mia età, in mente Muyakina aveva boh 20-25 anni al massimo. Un altro piccolo cambiamento interessante che riguarda Senpai, ma sarà un po' difficile da mettere in pratica forse. Finalmente la pose mode agisce anche su di lui. Infatti, allontanandomi perché se mi avvicino troppo si incavola, posso premere il tasto e cominciare a riposizionare Senpai un po' come voglio. Ecco, per esempio mettiamolo qua a sedere lontano dalla fontana per una volta nella sua vita e facciamogli fare qualche altro tipo di animazione. Ecco, tipo facciamogli sbattere i cancellini, che in realtà facciamogli sbattere il libro, facciamolo essere bagnato, facciamolo essere incavolato, insomma facciamogli essere un sacco di cose. Finalmente Senpai può fare cose diverse. Ecco, bravo, corri Senpai, ti fa bene un po' di moto visto che stai sempre tutto il giorno seduto. Insomma, immagino che questo nuovo cambiamento vi permetterà di fare delle cose molto interessanti per quanto riguarda, non lo so, immagini divertenti, mod o che so io. Mi raccomando, usate con saggezza questo nuovo strumento, perché da grandi strumenti derivano grandi responsabilità. E nel dubbio buttiamo Senpai a terra con questa simpatica faccina pucciosina mentre Osana racconta qual è il suo tipo ideale e lui scopre di non essere il suo tipo ideale. Secondo voi cosa si è appena fumato Senpai per avere questa faccia? Probabilmente le pagine del suo libro. Ora che abbiamo raccontato dei cambiamenti più grandi avvenuti nell'epoca di Ayano, è il momento di dare un'occhiata ai cambiamenti nell'epoca di Ryoba, che per l'occasione si è anche messa la sua bella uniforme scolastica. Questo non è l'aggiornamento del 1° dicembre, ma uno precedente per vedere l'aspetto di questa bimba con i capelli blu che si vede camminare nella strada vicino alla casa di Ryoba e successivamente di Ayano. A quanto pare la bimba ha subito un cambiamento piuttosto evidente, come potete vedere, sia per quanto riguarda la faccia sia per quanto riguarda l'abbigliamento, molto carina. Anch'io da ragazzina venivo vestita spesso in questo modo da mia mamma e la cosa mi piaceva un sacco, quindi Yandere Dev approva un sacco questo cambiamento. Questa è la stanza di economia domestica a metà dicembre 2022 e questa stanza è equipaggiata esattamente come la stanza di economia domestica di Ayano parecchi anni dopo, e effettivamente questa cosa non aveva senso perché la tecnologia tende a cambiare e questi mobili e tutte queste cose erano un pochino troppo moderni. Adesso invece nell'aggiornamento di gennaio 2023 tutto quanto ha un aspetto molto più vintage, a partire dai fornelli che adesso hanno di nuovo un aspetto che effettivamente negli anni 80 ci poteva assolutamente stare. Cosa ne pensate di questo cambiamento? A me sembra molto realistico. E a proposito di cambiamenti, questa signorina ha di nuovo subito un cambiamento per quanto riguarda viso, trucco, capelli e quella roba là. Ha gli occhi di un colore più scuro, i capelli più lunghi e più gonfi e in generale è un pochino differente la faccia. È un po' come se i capelli fossero stati completamente ridisegnati, il modello è proprio diverso. Questa è la quarta settimana
settimana di Ryoba, il che significa che deve eliminare la sua quarta rivale, ovvero lei, l'atleta promettente che cucina tutto super sano. E il suo metodo di eliminazione è stato un pochino nerfato, perché adesso Ryoba aveva la vita un po' più complicata cercando di eliminarla. Non soltanto abbiamo tutti i Rainbow Boys che se ne stanno in giro a cucinare il pranzo esattamente come fa lei, ma avremo anche qualcuno che ci starà spiando proprio qui davanti alla stanza di economia domestica. Sì, esatto, le delinquenti femmine, che d'ora in poi pattuglieranno tutta la scuola per impedire a Diana, o meglio a Ryoba in questo caso, di fare troppi danni troppo velocemente. Infatti adesso, se volete fare in modo di avvelenare il bento della nostra cara rivale, dovete in qualche modo evitare di insospettire anche queste belle signorine qui con la gonna lunga. Avete presente Chigusa, la rivale super sexy di Ryoba? Ecco, a quanto pare finalmente i ragazzi hanno smesso di stalkerarla mentre è in infermeria a dormire, perché si sono resi conto che sarebbe stato troppo strano guardarla mentre dormiva. Meno male che la gente ogni tanto qui recupera un po' di senno. E questi, ragazzi, erano i cambiamenti principali di questo update del 1 gennaio 2023, nonché il primo update dell'anno. Poi ovviamente ci sono anche delle altre piccole cose che riguardano varie modalità del gioco, per esempio la mission mode. D'ora in poi Ayano non può più far parte dei club durante la mission mode, perché non può terminare la giornata con un'attività del club. L'unico modo accettabile per una vera assassina di andarsene da scuola non è dopo aver fatto cose nel club, ma è dopo aver portato a termine la missione, quindi uscendo tramite il portale rosa e tutto quanto. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, ditemi quali di queste modifiche sono quelle che vi hanno colpito maggiormente. Come vi dicevo, non si trattava di modifiche super mega galattiche, ma comunque di cose interessanti che vanno a dare più qualità al gioco. Ciao! E mi raccomando, ditemi cosa sperate da questi tutorial che stanno per uscire. Magari giocate gli Yandere Simulator da un po' e non vi serviranno, o magari saranno comunque belli da vedere per via delle animazioni e dei doppiaggi. Io spero tanto che saranno belli da vedere e che quando usciranno saranno completi, così potremo commentarli tutti insieme. Ciao ciao!